Ciao, mi chiamo Dotta, sono la tua mascotte virtuale. Mascotte nasce da un'idea dell'equipe dell'oncoematologia pediatrica di Rimini, di cui è responsabile la dottoressa Pericoli. Nasce proprio dall'importanza che questo gruppo da sempre mette nei confronti del concetto della comunicazione. Per noi coinvolgere il bambino nel processo di cura è da sempre fondamentale. Mascotte ci dà questa possibilità, perché attraverso Mascotte possiamo giorno per giorno, passo per passo e quotidianamente coinvolgere il bambino nella conoscenza e nella consapevolezza di tutto quello che gli accade, di tutto quello che gira attorno a lui e che lo accompagnerà nel percorso di cura. L'ecografo sembra un grande computer che riesce a vedere dentro al corpo grazie ad un mouse. Il dottore mette un gel sulla parte del corpo da vedere, come ad esempio la pancia, appoggia il mouse e lo muove qua e là, su e giù, e guardando dentro uno schermo cerca le cellule ammalate. La tomografia computerizzata OTC somiglia ad una grande lavatrice, solo che invece di avere un oblò per chiuderla, rimane sempre aperta e invece di lavare i vestiti sporchi, fa delle fotografie speciali. La combinazione di Aerelogo e Avatar animati è vincente per tutti i contesti in cui si vuole mantenere una grafica identitaria e unica e allo stesso tempo veicolare diversi concetti e contenuti agli utenti finali, in questo caso ragazzi e bambini. In più, il cubo rappresenta un gadget che aggiunge la componente di fisicità e manipolabilità e quindi è un connubio perfetto tra il mondo digitale e il mondo fisico. A volte può capitare che una cellula cominci a moltiplicarsi tante, tante, tante volte, troppe volte. Non smetterebbe mai di moltiplicarsi e vorrebbe addirittura distruggere tutte le altre cellule del corpo per prendere il loro posto. La malattia di questa cellula si chiama tumore. Un altro aspetto particolarmente importante e significativo e per noi molto delicato è l'inclusione nel processo di cura dei fratelli e delle sorelle al domicilio. Grazie a Mascotte e anche i fratelli saranno aggiornati passo a passo di tutto quello che accade in ospedale al fratello ricoverato o la sorella ricoverata. Quindi i fratelli e le sorelle a casa saranno costantemente coinvolti. È un aspetto per noi particolarmente significativo perché negli anni la ricerca ha dimostrato gli effetti e i danni psicologici a carico dei fratelli e delle sorelle sani che spesso purtroppo vengono trascurati perché l'attenzione primaria dei genitori è nei confronti del fratellino o della sorellina malati. In questo reparto troverai una dottoressa che mi somiglia molto e che si chiama Dotta proprio come me. Lei non è solo una dottoressa, ma è anche un po' un detective del corpo umano e con la sua squadra condurrà le indagini per capire quale cellula sia ammalata. Mascotte è piaciuta moltissimo, ha avuto dei grandi riscontri positivi sia da parte dei bambini e delle bambine che da parte dei loro genitori, è stata definita una figata, una genialata, una grande idea e soprattutto è stata riconosciuta l'importanza della comunicazione attraverso un metodo così immediato, attraverso questa figurina che compare e scompare dallo schermo del telefono, vengono illustrate delle situazioni che sono anche molto difficili da capire per i bambini, con un linguaggio che evidentemente è arrivato a colpire la fantasia e l'immaginazione dei bambini e delle bambine. E molto bello è stato anche essere riconosciuta come protagonista dell'app e quindi hanno tutto riconosciuto la dottoressa Pericoli in questa Dotta che li accompagna nel loro percorso di conoscenza all'interno dei vari reparti dell'ospedale, all'interno dei vari servizi, la radiologia, l'oncoematologia pediatrica, ma anche all'interno della storia delle malattie, della spiegazione di cosa sono le cellule. Riuscire a comprendere che cosa sono le cellule, come funzionano, che cos'è un tumore, in maniera così semplice, facilita anche la comunicazione tra tutti, fra gli operatori e bambini e bambine e anche fra i bambini e bambine fra di loro. Si sono così incuriositi nei confronti di questa applicazione che i bambini che non sono riusciti a vederla perché il loro telefonino non era in grado di scaricare l'applicazione hanno chiesto supporto da parte degli altri bambini, quindi ha creato anche una sorta di comunione, di comunicazione tra i bambini e le bambine all'interno del reparto. Quando Dotta scopre che un bambino ha un tumore, cerca subito di capire bene quale cellula si è ammalata per iniziare a curarla. È importante non perdere tempo, perché a volte qualcuna di queste cellule strambe si stanca di stare insieme alle altre e va a cercarsi un nuovo posto dove moltiplicarsi e formare un altro gruppo di cellule.
attraverso mascotte il linguaggio è univoco, è quello ed è condiviso attraverso tutti. L'aspetto quindi tutti potremo parlare di rachicentesi, di tumore, di chemioterapia. Grazie all'Istituto Oncologico Romagnolo per esserci ancora vicino in un nuovo progetto, un progetto in cui la comunicazione viene messa al centro del rapporto col paziente. Quindi comunicare il significato della loro malattia attraverso una figurina umanizzata, ma comunque con un aspetto così infantile e molto rassicurante, permette di avvicinarsi maggiormente al mondo dell'infanzia. Per cui di nuovo ringrazio lo IOR perché ci è vicino da sempre. L'Istituto Oncologico Romagnolo ha fatto da regista, ma sono diversi i ringraziamenti da fare, a partire dagli operatori del reparto che sono sempre davvero innovativi, operativi e con un grande cuore per i loro piccoli pazienti, ma anche i tecnici che hanno collaborato e soprattutto chi ha donato delle risorse perché questo progetto fosse possibile. Assieme allo IOR abbiamo avuto un partner di eccezione come il Rotary di Cattolica, che ringrazio davvero non solo per l'erogazione ma anche proprio per la partecipazione con cui ha animato la crescita e la conclusione di questo progetto. Grazie davvero, lavoreremo ancora insieme.